E ben ritrovati allo skate park. Oggi nuovo Rogue 1 della Rarlo. Oh. Top secret papers also clearly describe multiple alien vehicle recovery operations and civilian sighting reports. Cosa c'è che abbia la temperatura, Giamma? Si sta da Dio. Giamma con lo sledge qua, già pronto all'attacco. Cosa abbiamo anche l'attacco di M2C nuovo, l'interessante. Bene, quindi oggi abbiamo questa nuova 1.14 della Rarlo che andiamo a vedere, facciamo unboxing e test sul campo, oh yes. E siamo proprio al nostro solito skate park, pronti alla distruzione. Esatto, Giamma, amato skate park. Bene, qua guardiamo un attimo la scatola, ci dà come al solito il modello com'è dentro, qualche informazione, solito, 14 anni, quello non ci interessa, 4WD, 70, 100, miglia, molto miglia, vacca boi, ma deve andare via come un razzo, perciò la spariamo lì dopo. Cos'è? Va sulla luna. Comunque qua abbiamo, vediamo due versioni, quella rossa e quella tutta nera, chiaramente noi abbiamo quella tutta nera, ci avrà anche i fanali davanti, eccetera, eccetera. Poi... comunque questa è una versione RTR pronta all'uso, c'è dentro anche la lipo 3S, c'è tutto, brushless chiaramente, se no non lo compravamo neanche. Poi qua cosa abbiamo? Qualche informazione interna, telecomandino che è molto figo, ESC 45A, motore 3600, lipo 3S sempre Rarlo e la frizione tutto in metallo, interessante Giamma, vediamo quanto regge. Telecomando prende fino a 150 metri, quindi per i salti va abbastanza bene. Bene, ma comunque dalla scatola ci interessa poco, adesso apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Benissimo. Ma cosa buttiamo in cazzo? Bene, qua abbiamo subito la busta e la macchina in celofanata, top. Nella busta vediamo già degli adesivi che andranno montati sulla scocca. Ok, adesso guardiamoci un attimo cosa c'è dentro qua. Allora, ci abbiamo carica batteria USB per le 3S, ottimo. Carro antiribaltamento, bello, con anche il tubo in alluminio. Esatto. E questo ci serve perché potrebbe servire, ecco. Qua abbiamo soliti attrezzi, allora figo, abbiamo due fascettine del biadesivo, la crociera, le due e mezzo solite, un pignone col grano e anche due guarnizioni dei differenziali, interessante sta roba. Non è male. Esatto. Poi qua cosa abbiamo? Qua abbiamo il libretto della Rarlo, del ROG, e qua ci sarà esplosi, abbiamo tutto. Con anche i pezzi di ricambio, magari gli app di raid, esplosi tutto, scocca, telaio, davanti e dietro, massiccio, ottimo. E poi abbiamo una scheda di adesivi molto fighi, differenziali, motore, gomme, figo. Varie cose. Rarlo, yes. Tiriamo fuori il mezzo, mi piace già delle gomme, te cosa dici Giamma? Interessante. Andiamo un attimo lì. Bene, Giamma ha già rubato la macchinina, intanto finiamo di vedere qua c'è dentro la scatola, dopo ci guardiamo in mezzo. Qua ci rimane il telecomando e basta, sembra che non c'è più niente. Ciao scatola. La macchina me la regala. Vabbè, adesso ci pensiamo dopo. Guardiamo questo telecomandino. Oh, molto interessante. Stile carbonio. Pinza blu. Molto piccolino ma comodo, sembra quello del Gorgo. Bene, telecomandino top e ce lo teniamo qua. Andiamo a destro mezzo. Dammi Giamma, allora. Grazie. Intanto la cosa più figa da fare al solito è togliere questo. Oh, via. Ed ecco qui il nostro Rogue 1, che figata che è, macchina da guerra. Abbiamo le taniche di benzina, l'estintore, casse varie. Abbiamo tutta una grafica stile un po' graffito, molto interessante. Ci manca un po' di adesivi, tipo i fanali, il vetro qua, i vetri laterali, i fanali dietro, ma ce li abbiamo tutti qua, abbiamo visto, quindi suppongo ce li monteremo noi. Oh, vuol già andare la macchina, già mai visto? Cioè, no, senza neanche aver attaccato la batteria. Ci abbiamo anche gli specchietti, notate, ma che figata, è fatta bene, roll bar. Gomme cieche sono fighissimi, questi qua ci interessano, sembrano molto robusti. Poi abbiamo braccetti tutti grigi, interessanti, vabbè, adesso la apriamo che è meglio. Basta parlare che la vogliamo vedere. Adesso la vediamo, la vediamo. Vediamo anche il telaio sotto, che figata. Notiamo anche che abbiamo tutte viti a brugola di 2, quindi molto buono, che non sono viti a croce. E qua siamo già molto positivi. Adesso andiamo a togliere questa scocca. Andiamo a vedere l'interno, spillette con cavo per non perdere, che per noi è ottimo perché perdiamo tanti quelle spillette che non lo sa nessuno. E adesso è il momento. La fica.
c'ha più viti alla scocca che il telaio sotto. Top. Ed eccola dentro con già la lipo inserita, guardate che figata. L'esca è bellissima, motore anche, poi questo colorino strano, verde, verde strano, vero Giammo? Esatto. Cos'è? Molto bello. Combo 3S e abbiamo già la lipo 3S, quindi qua andiamo via manetta. Sospensioni già oliate abbastanza bene, non è male, anzi ammortizza come si deve. Yes, abbiamo le tower in alluminio sia davanti che dietro e dovrebbe essere tutto alluminio 60-61, quindi abbastanza robusto, anche il telaio suppongo, quindi top. Notare anche che abbiamo la barra stabilizzatrice sia davanti che dietro, già diciamo già ma che è completa questa macchinina e noi ci piace e noi siamo pronti a lanciare lo skate park. Adesso abbiamo anche i led davanti, li vedremo in azione. Sì, quelli vediamo quanto durano. Poi speriamo che sia tutto abbastanza robusto. Sembra robusta. Quindi noi adesso andremo a fare proprio un bel test. Eh sì, action. Abbiamo inserito le batterie nel telecomando, 4 stilo. Chiudiamolo. Ok, qui si apre e abbiamo tutti i regoli, trim, sterzo, eccetera. Sopra c'è canale 3, canale 4. Proviamo a accenderlo. Va tenuto premuto. Tac, perfetto. Chiudiamolo. Adesso andiamo a accendere la macchinina. Bene, adesso colleghiamo la batteria. Forse, se non esplode prima. Ok, questo è meglio tenerlo qua. Forse, così. Accendiamolo qua che abbiamo l'interruttore, se si vede, sì. Non so se Davide è capace di accenderlo. Guardate. Guarda. Lo sterzo. No, bello. Guarda che belle luci. Lo sterzo funziona. Forse. Frulla. Tieni la stretta lì. Vai. Siamo? Si gonfia le gomme, 3S, perfetti, andiamo. Bene, ci eravamo resi conto che qua c'è anche il regolo della potenza, eravamo a 75%, adesso siamo a 100%, quindi 100% di potenza adesso, guardate. Boia. Olè, siamo pronti. A vedere. Oh. Canali arancioni, potentissimo. Oh. Proviamo un lungo. Vai. Oh. Facci vedere un saltino. È potentissimo. Questo motore, ciao. Guarda per backflip. Guardate. Però. Questo qua frulla. Questo sì che viaggia. Impressionante, raga. Ma che cacchio di motore ci ha montato qua. Bene, adesso portiamo in macchina la scatola, diamo come sempre una controllata alle gomme, che di serie bisogna stare attenti, che se sono appena svitate sgraniamo il cerchio subito e poi dopo è ora di fare veramente i bei salti. E Giamma già li sta facendo. Bene, ora siamo pronti a partire, mettiamoci la GoPro in testa e via. Pronti al test di questo ROG piccoletto 1.14 brushless. Guardiamo un po' qua. Wow, ci abbiamo un po' di spinta qua. Oh, visto che è backflip. Veramente potente, si controlla da Dio, ammortizza bene. Oh. Wow, vola ragazzi, dobbiamo andare dentro lo skate park. Qua ci passiamo con questa e vai dentro lo skate park. Ci guida da Dio. E vai e si riaddrizza anche. Ah, con la potenza. Top. Ma va via che ha un razzo. Oh. Oh, fa break dance. Ma se va. Oh. Eccola. Visto come si fa? Track. Torna giù. Dov'è? Arriva, eccola.
Oh. Backflip doppio, là. Wow. Sì. Oh, vola. Bella. Sì, non è facile da guidare come le 1.8 perché è molto sgarbata ed è piccolina. Però va da Dio. Vacca. Oh. Tre, uno, due, tre. Tre. Bene, ora abbiamo esaurito la batteria Rarlo, che va molto bene, e montiamo questa, una nuova Ovonic che abbiamo preso. L'unica cosa che differenzia è che quella è 35C, questa è 50, quindi vediamo quanto spinge di più. Bene, ora abbiamo messo l'Ovonic. Wow. No. Va abbastanza, diciamo, sì. Wow, vai, si riparte dopo quella mega botta, è tutto a posto, quindi entriamo così, si entra, vero Giamma? E... wow. Vai. Oh. Oh. Toccato. Niente. Posto. Andiamo. E via. Si riparte. Vai con un altro ancora allora, perché noi non ci stanchiamo mai. Oh, cemento, cemento. Oh. Se non si è distrutto niente adesso. Bene, è il momento per fare un qualche salto in velocità. Vediamo come si comporta. Via. Wow, wow. Occhio. Boia. Vola, eh. Wow. Wow. Ormai ci schiocciamo in aria. Ma vola, vola via proprio. Wow. Wow. Ormai mi prendo addosso, ma va bene. Wow. Bello. Wow. Vola. Wow. Bello. Proviamo. Indistruttibile. Mamma. Oh, pericolo giù. Oh. Piccolina, ci passa. Oh. Oh là. Bella. Vai. Sei. Oh. È andata. Oh. Se prendi quel palo lì. Com'è?
Bella l'entrata. Un bato. Basta, non ce la faccio più, devo. Occhio. Indistruttibile. Oh, vai. Lo troviamo, una foglia. Ok, proviamo a complicare il salto. Da qua sopra, invece che saltare là, saltiamo di là. C'è una bella rincorsa qua, bisogna che la prendiamo da bola sopra. Proviamo, siamo? Devo arrivare qua. Ok, vado. Oh! Quasi, dai. Oh! Ma eccolo qua. Il rogue indistruttibile. Vai, Giamma. Bello. Oh! Arrivo, dove sono? Oh! Attenzione! Oh! Andiamo su. Oh! E vai, torniamo? Wow, brutta botta. Cosa abbiamo? La batteria è uscita. Abbiamo la batteria fuori. Bella così, mi piace. No, questa full gas devi fare. Allora, qua volo, via. Bello, ma è alto, è questo. E vai. A terra pari, poi rimbalza male. Però. Allora, vai, doppio trick. Wow. Fuoco! È atterrato pari ancora. E vai. E. Eccolo. Dai, let's get it now, Giamma, ci sei? Ci siamo? Ora faremo questo mega salto. Qua arrivo molto veloce. Vai, Giamma, col video. Ci sei? Testiamo questa macchinina come si deve, così se la volete comprare siete sicuri che è robusta, giusto? Ok, ci siamo, vado, eh? Oh! No, è che l'ho preso di cappotta! Vai, rifacciamolo! Ok, ripartiamo, andiamo, vado, eh? Oh! Con 4 backflip e siamo atterrati pari. Ok, facciamolo. Che già vuoi fare un video come si deve, andiamo. Siamo? Vai. Basta che non mi prendi. Via. No, no. Arriva. Ole. Atterrati. Oh. Wow. Adesso ti faccio vedere io. Beh, sono atterrato sul campo, l'importante è quello. Andiamo a prendere questo rog, dov'è? Nell'erba alta. Un po' di erba l'abbiamo raccolta. Eccolo, indistruttibile. Batteria. Ecco un altro. No.
Bello! Triplo backflip! Testo! Beh, ha fatto un reverse flip, grande jump! Bel reverse flip! Vai Giamma! Volevo uccidere il rog! Bello! Oh, ma si guida top, eh? Ok, di caprioli ne ha fatte oggi, beh. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo test. È sopravvissuto a tutte le nostre prove estreme, non si sa come, vero Giamma? Esatto. Chissà come mai. Quindi siamo pronti a un altro test più avanti, più estremo. Vediamo, magari giù alla cava, che figata, deve essere divertente. Ricordatevi il link in descrizione per acquistarlo e al prossimo test.